Benvenuti e finalmente si va all'avventura con una grande ascesa. Arriveremo a circa 3000 metri, ma vi racconterò tutto durante la salita. Iniziamo subito! When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done. Si inizia già a vedere la vetta. L'unica cosa che ci potrà fermare è la neve. Speriamo in bene. Colle dell'Orsiera, 2 ore. Manca poco e la vetta si intravede molto bene. È proprio quella lì. Bella imponente. Per registrare l'escursione di oggi ho voluto essere leggero, agile, anche perché è la prima volta di quest'anno che vado in montagna e ho portato con me il Mavic Air 2 e l'Insta con il sensore con il modulo da 1 pollice. Vediamo cosa esce fuori. Giornata fantastica, una delle prime giornate di questo mese che è eccezionale. Ed è circa 2 ore che stiamo camminando sul sentiero 514, abbiamo fatto 4,5 km. Nelle prossime escursioni, se tutto funziona come deve funzionare, allora terrò questo setup. Ci tengo davvero molto che voi commentiate alla fine di questo video se questo setup secondo voi è all'altezza come qualità video. Sicuramente il Mavic Air 2 sì, ma la Insta come si comporterà? E proseguiamo in questa valle completamente in fiore. È iniziata la salita vera e propria. E arriva anche il primo spuntino della giornata, doverosissimo. Se riesco ad aprire il tutto. Quota 2210 metri. Shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding. Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can. Siamo a buon punto. Manca circa 0,5 km. E non ci rimane che arrampicarci un po'. E ci siamo, quello è l'Orsiera, le due creste dell'Orsiera. Direi che siamo giunti al capolinea. Purtroppo più in su c'è parecchia neve,
rocce sono bagnate e non ci sono le condizioni ideali per proseguire, e farsi male è davvero un attimo. Io direi di farci una bella foto col drone, fare un po' di riprese sulla cresta, mandiamo lui che lui non si fa male, e niente, e tornare a casa. La discesa, pensate un po', mentre pilotavo il drone abbiamo intravisto un lupo, era proprio un lupo che stava salendo in mezzo alle nevi. Non ho voluto avvicinarmi col drone per non disturbarlo, però è veramente affascinante, è la prima volta che vedo un lupo. Solitamente si vedono marmotte, camosci, però lupi mai, pazzesco. Aggiornamento. Sta piovendo, mannaggia. The future is bright.